3, 2, 1. Buongiorno a tutti, siamo davanti al sito di Frangito Monforte, il sito che ha preso fuoco settimana scorsa. Andiamo di dare un'occhiata all'ingresso del cantiere, perché come potete vedere alle nostre spalle ci sono delle ecoballe che ovviamente di eco non hanno più niente, che sono andate in fuoco e sono state insabbiate naturalmente dopo l'intervento dei vigili del fuoco. La mia considerazione è che mentre il governo e Letta e Berlusconi litigano per bazzecole che riguardano il pregiudicato Berlusconi, qui la terra va a fuoco e l'inquinamento diventa di livelli spropositati. Noi stiamo, e dopo vi prego di inquadrare cosa stiamo facendo, qualche danno stiamo facendo a questi territori. Territori che dovrebbero essere il fiore all'occhiello di tutta l'Italia, avere le produzioni di olio migliori, produzioni di pomodori, produzioni di tutti il prodotto agricolo e turistico della nostra Italia, e invece la stiamo rovinando con questi scempi. Noi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare su questa vicenda, il primo firmatario è stato Angelo della Commissione Ambiente, se vuoi dire due parole. Niente, oggi siamo qui per il quarto episodio di incendi negli ultimi 2-3 mesi. Questo è stato proprio incredibile e devastante, infatti come vedete l'incendio è stato spento addirittura con una colata di materiale cementizio, perché altrimenti non si riusciva a spegnere. L'aria è sotto sequestro, quindi non siamo nemmeno riusciti ad entrare perché serviva l'autorizzazione dei carabinieri. Abbiamo parlato con i vigili del fuoco che oggi dovranno completare l'intervento, dopodiché le faranno un referto. Abbiamo chiesto che venga messo nel referto che l'area sia sottoposta a videosorveglianza, almeno cerchiamo di capire chi sono queste persone che hanno interesse ad incendiare le coballe. Speriamo che il prossimo monito di Napolitano non sia per lo svuotamento delle carceri, magari per lo svuotamento di questo tipo di siti. Ma una domanda, noi ci chiedevamo come mai i soldi che sono stati investiti per colare il cemento non sono stati investiti magari per la sorveglianza. Prima magari, chi lo sa, questo dobbiamo chiedere al ministro dell'interno e al ministro dell'ambiente. Non era più semplice. Certo, sicuramente sarebbe stato più semplice, magari il ministro dell'interno e il ministro dell'ambiente. Ma voi che state qua, poi accettatevi che le mettono e che sono in funzione, poi ne torniamo. Certo. Però voi vedete. Anche che questi stasera questi se ne vanno. Vanno via, ma qua non c'è. Sabato sera io stavo qua davanti, hanno messo fuoco. La forestale mi ha fermato, mi hanno chiesto come fanno a mettere fuoco. Ho detto quest'area dovrebbe essere sorvegliata e non è sorvegliata. Mi chiedete come mai? Ho detto venite a fermare a me. Guarda, prendete i miei documenti, non è un problema. Però chiedetevi voi perché non vengono. Il 29 agosto. Prevenzione. Il 29 agosto. No, ma mi fa piacere che ci sta questa partecipazione, perché alla fine ci state sedendo. Il problema è sentire delle terre, pomodori, insomma, ci stanno avvenendo. Chi deve aprire attività? Che vergogna. È scandalo. Cioè, vi penalizzano al di là della salute, al di là proprio della salute, proprio l'attività commerciale, cioè, mi stanno proprio devastando. Questo è un pagamento di territorio, è così. Ci siamo sentiti su Facebook, da un progetto promesso di mandarti il materiale, ho dato all'uomo. Già, una questione di densità abitativa, più voti morti. Questo lo conosci bene. No, no, è una busta. Un'altra cosa. Ha gli stessi destini, purtroppo. Ah, si sta in macchina, questo si stanno cambiando. C'è solo da tenere un altro po' duro, però. Come abbiamo presentato la prima, il problema è che adesso ancora non siamo nei vari livelli istituzionali, quindi perciò ci dobbiamo impegnare in modo da entrare nei comuni, nelle regioni, perché adesso noi possiamo fare le interrogazioni che comunque rientra in un ambito nazionale, quindi tu non vai a cogliere proprio il problema specificatamente, quindi no, dobbiamo tenere fiato sul collo, dobbiamo vedere queste carte che vanno avanti, noi lì le controlleremo, però pure voi qua dovete impegnarvi a farci capire se veramente le mettono. Comunque sicuro, cioè, noi siamo molto attenti qua. State addosso anche alla stampa, dice ai giornalisti che sicuramente qua lavorano bene, sono un po' più liberi di quelli nazionali, però fatele portare l'attenzione, perché la gente lo deve sapere che c'è le schifezze che stanno qua, perché anche là dentro ci sta di tutto, non è che ci stanno, lo sapete meglio di me. Ci stanno i rifiuti ospedalieri, ci stanno i motori delle auto, una piccola nota è che Frangito Monforte rientra insieme a Pescosa Nita e altri paesi limitrofi in due progetti per quanto riguarda le trivellazioni, quindi indagini preliminari eccetera. E sono imminenti, quindi praticamente questo sarebbe la ciliegina sulla torta. Tra l'altro, quello che mi fa condanna a morte nel nostro territorio è tutto quello che va a percolare, il percolato, le diossine che sono state immesse nell'aria. Adesso queste cose, cioè il percolato dove va a finire qua? Cioè va a finire nella terra? Cioè stiamo scherzando? Cioè qua nel senso stiamo inquinando un territorio, un'area vastissima che dovrebbe veramente essere il fuori all'occhiello dell'Italia. Su che cosa stiamo puntando? Sull'incendiare i rifiuti? No, lo sapete, infatti lo dico per voi, io abito in posti così, l'abbiamo visto. Tra l'altro si sta verificando un fenomeno, a me è capitato di vederlo tale e quale da Agropoli, cioè che il carico ulteriore eccessivo aumenta la spinta, il percolato sotto e si porta giù la terra, c'è la strada provinciale a meno di Agropoli e qui ho visto la stessa cosa che è franata.
Vabbè, insomma, se decidiamo, non so dove vanno questi video. Delle nostre parti non dovevano proprio consentire l'installazione di una discarica. Bravissimo. Questi messaggi sono per il ministro Orlando, se si volesse degnare di fare il suo lavoro, anche perché il suo dovere, cioè, passare qua. È stato il commissario del governo, esatto, a metterci qua, allora Catenacci, quindi è il governo che si è impegnato a rimuoverla entro 3 mesi. Ma io, è il governo che deve essere responsabile. Ho fatto una piccola riflessione, scusami Angela, nel senso che nel momento in cui vanno a mettere i punti di illuminazione, gli impianti idrico eccetera eccetera, non vorrei che poi questo tipo, diciamo, di impianto rimane costantemente nel tempo sul nostro territorio. Vabbè, questo è chiaro, bisogna sollecitare lo smaltimento, perché oggi dai giornali si leggeva che erano stati stanziati 80.000 euro per quanto riguarda il ripristino dell'illuminazione. Vabbè, ma quello prima della sicurezza viene lo smaltimento, è normale che se non sanno fare lo smaltimento, cioè non mi fido neanche più del fatto che facciano la sicurezza, cioè bisogna capire che queste persone sono degli incompetenti che adesso hanno accesso al sito, cioè questo è il problema. Se tu le metti per poi smaltirle e non lo fai, cioè guarda, lo scempio è sotto gli occhi di tutti quanti, cioè questo mi ricorda la Taverna del Re, cioè noi abbiamo fatto anche dappertutto è così. Guarda, io questa busta abbiamo girato tutta la campagna, io quando venni pure l'altra volta, io feci un giro in tutti i territori, cioè ovunque abbiamo trovato i camion sotto. No, hai fatto un lavoro straordinario, perché ho visto quello che hai messo in rete. Stiamo facendo una mappatura, anzi dateci una mappatura. Stiamo facendo una mappatura di tutti gli attivisti, 47 comuni, una mappatura reale, al di là di quelle dell'ARPAC, ce la facciamo proprio noi, mettiamo noi, cerchiamo di fare foto, di capire chi ci hanno messo sotto, perché io purtroppo c'ho una spinta culturale, cioè faccio sempre, sono drastico, cioè l'esempio, ancora oggi sono persone ignoranti che preferiscono prendersi 10.000 euro, 20.000 euro, mettere rifiuti sottoterra e fare morire i propri figli a mangiare schifezze. Ma è quello il punto. Cioè siamo a questi livelli, non lo capisco. Ma l'avete sentito Schiavone, avete sentito le dichiarazioni di Schiavone? Dopo 40 anni, sono 40 anni che ci sono queste cose, e ancora ci sono i posti indicati, noi stiamo lottando là in ufficio di presidenza, Luigi, Riccardo Falcao, per desecretare queste carte, e ancora loro rimandano, cioè vi dico solo questa qui, i ragazzi tra cui Carlo, io non c'ero, sono saliti sul tetto, quel giorno lì hanno perso tre ore nell'ufficio di presidenza, dove all'ordine del giorno c'era anche la discussione della desecretazione di queste carte, hanno fatto un caso eclatante per dare la punizione a loro, 5 giorni, 5 giorni d'espulsione, e hanno rinviato, hanno rinviato questa cosa qui. Ed era una pura scusa, non ce l'abbiamo fatta, e mo sono 2 settimane sono passate, 10 giorni, ancora hanno rinviato, non se ne parla. Non se ne, dobbiamo stare sempre là a ricordare, a pressare queste. Ma noi alla famiglia dei 10.000 euro, in alternativa che cosa diamo? Se facciamo qualche programma magari di politiche serie, economiche, vere, non gli diamo lavoro per bonificare, non andiamo, dobbiamo semplicemente vigilare, basta, questo è importante, non andiamo a accompagnare il 35, dobbiamo questo finanziamento pubblico. Sì, ma solo bonificando tutte le schifezze che hanno fatto c'è lavoro per tutta Italia e per il triplo della popolazione, solo nella bonifica, andiamo a risanare i nostri territori, c'è lavoro per tutti. Facciamo con le trivellazioni, a trovare altro spazio. Esatto. Va bene. Aiuta e non aiuta noi che siamo. Ma la Chiense l'hanno messa lì tutta per campagnetto, non parliamo della Chiense. Però per gli immigrati ci sono i soldi, e quando riguarda una questione di munnezza, non ci sta niente per noi. Perché la vera munnezza sta tutta sui banchi del governo, stanno tutti là, quando si siedono stanno là. Qua ci vuole la vera munnezza. Bravo, caro. Bravo. Il PDL si mette in Italia.